Buonasera, buonasera da Onda TG in apertura, subito la piccola impennata di contagi da Covid-19, se ne contano 15 nelle ultime 48 ore tra la Valle Peligna e l'Alto Sangro, festa rimandata, contando le virgolette ovviamente anche a Bugnara, un nuovo caso accertato nel pomeriggio, ma ci sono anche 20 guariti, facciamo il punto nel nostro servizio. Il traguardo di comune Covid-free, ambito e sognato, era vicino, ma la festa per la comunità di Bugnara, con tanto di virgolette ovviamente, rimandata. Nel piccolo centro peligno si è registrato nel pomeriggio un nuovo caso di Covid-19. Si tratta di un uomo che lavora a Roma, domiciliato in paese. Il contagio sarebbe legato proprio al suo ambiente di lavoro, dopo un caso di positività accertato nei giorni scorsi che ha fatto scattare i tamponi per il diretto interessato e i suoi colleghi. È il quindicesimo caso che si registra nelle ultime 48 ore in centro Abruzzo dopo la mini ondata domenicale. La piccola impennata conta 15 nuove positività tra Valle Peligna e Alto Sangro, 3 casi a Sulmona, 5 a Raiano, l'intera famiglia, tra cui 3 minori, 3 Campo di Giove, una famiglia domiciliata in paese che ha avuto contatti nel Salernitano, 1 a Bugnara e 2 a Castel di Sangro, una famiglia residente nella frazione di Rocca Cinque Miglia. Dopo l'accertamento degli ultimi contagi è stata attivata la sorveglianza anche in 3 classi tra gli istituti di Raiano e Corfinio. I minori positivi, infatti, sono pure studenti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di tutte le misure previste dalla normativa. Intanto in mattinata, con qualche disagio legato alla lunga fila di auto, l'imbarazzo per la privacy, sono stati svolti i tamponi agli studenti del liceo artistico della classe che si trova in sorveglianza da venerdì. Una procedura che è scattata a titolo cautelativo in tempi record grazie alla ASL, anche se, fanno notare i familiari degli studenti, gli orari andrebbero meglio razionalizzati per evitare il caos. La buona notizia è arrivata per 20 pazienti domiciliati a Sulmona che si sono liberati del Covid e della quarantena con il tampone negativo per effetto dell'ultimo decreto. Un dato importante che fa scendere a 40 gli attuali positivi in città, mentre il conto delle positività complessive sale a 278, compresi 158 guariti, 14 pazienti ricoverati non in terapia intensiva. L'appello alla prudenza viene rilanciato dal sindaco Anna Maria Casini all'indomani dell'ultimo decreto del governo. Per la Casini non ci sono le condizioni per la chiusura di vie e piazze dopo le 21, ma qualora sarà necessario si dice pronta ad adottare tutti gli strumenti. D'altronde in questo momento serve attenzione, niente panico. La mappa degli attuali positivi: Sulmona 40, Castel di Sangro 16, Pettorano 12, Vittorito 10, Raiano 9, Scanno 8, Campo di Giove 3, Rocca Casale, Corfinio, Pratola e Bugnara 2, Pescasseroli e Prezza 1. E la buona notizia dell'ultimo minuto arriva proprio in questo momento perché Prezza di fatto è tornato Covid-free con la guarigione dell'ultima dei positivi. Sorveglianza chiusa poco fa, per cui torna la quota zero per il piccolo centro Peligno. Intanto sono 159 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2.176 tamponi. Il totale regionale dei pazienti affetti da Covid-19 sale a 6.353 e attualmente positivi al virus arrivano a quota 2.669. Dei nuovi casi, 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti, 80 riguardano la provincia dell'Aquila, 55 quella di Teramo, 8 il Pescarese, 8 il Chietino, 3 pazienti residenti fuori regione, mentre per 5 sono in corso le verifiche sulla provenienza. Dei nuovi pazienti, il più giovane è un bimbo di 1 anno dell'area Peligna, il più anziano è una 92enne dell'Aquila. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 37, 18 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Teramo. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 494. Caro Presidente, ci aiuti. Lettera al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio di una mamma preoccupata proprio sull'annosa vicenda del Denino Morandi. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Nessuno politicamente e scolasticamente è riuscito a risolvere questo problema che vige ormai da più di 6 anni, cercando anche sedi alternative a Sulmona. È lo sfogo che arriva da una donna che, in qualità di genitore, scrive al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, riguardo l'annosa vicenda del Denino Morandi di Sulmona. I due istituti storici, delocalizzati a Pratola Peligna, con la sede naturale che attende ancora la gara d'appalto e i lavori dopo 6 lunghissimi anni. Non che la regione avesse competenza in merito, questo si sa.
alla provincia. È proprietaria dell'immobile il provveditorato alle opere pubbliche, soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori. Il comune di Sulmona ha solo potere di indirizzo, che pure è mancato nell'ultimo periodo, fatta eccezione del consigliere Ramunno, che nel frattempo è stato eletto anche in provincia. Ma la lettera di una mamma preoccupata inquadra comunque una problematica che esiste e che nessuno si è inventato dalla sera alla mattina. Per questo può assurgere agli onori della cronaca, perché, fino a prova contraria, spetta ai giornalisti stabilire ciò che fa notizia. Le scrivo in qualità di genitore, scrive la donna Marsilio. Vorrei invitarla a volgere lo sguardo sulla nostra Valle Peligna, soprattutto per quanto riguarda il problema scuole. Sicuramente sa della traslazione dell'ITCG da Sulmona a Prato La Peligna. Le classi furono spostate il 17 ottobre 2014. L'istituto è stato messo in sicurezza, ma dopo le dovute verifiche è risultato di nuovo non agibile. Questo grazie alle losche politiche che guardano i loro interessi e non quelli dei nostri figli. A tutt'oggi la sede è ancora a Pratola, creando non pochi problemi, soprattutto in questo periodo, ai ragazzi pendolari che vivono nei paesi limitrofi e di montagna. A volte tornano a casa anche dopo 2 ore alla fine delle lezioni, perché bisogna aspettare le coincidenze da Sulmona. Nessuno politicamente e scolasticamente è riuscito a risolvere questo problema. Nello sfogo denuncia la mamma in questione, esprime preoccupazione anche per la tenuta dei corsi storici, dopo l'iscrizione di soli 6 alunni alla prima classe dei geometri, associati a meccanica, anche se la didattica è quella prevista nel piano formativo dell'ITG. La sede di Pratola risponde ai requisiti di sicurezza e di spazio unità, per dirla con le parole della dirigenza scolastica, che recentemente ha auspicato una ripresa dei rapporti istituzionali per salvaguardare i corsi storici del Denino Morandi. E quello che attende la stessa città, ovvero l'unione di forze per riportare in tempi rapidi la scuola a Sulmona e ridare una vita alle aule storiche dell'edificio di Via D'Andrea, che potrebbe recitare anche un altro ruolo strategico, vista la localizzazione e la carenza di spazi in tempo di emergenza. Diatribe politiche, risentimenti personali vanno messi da parte. La pagina del commercio, dell'economia, la più sofferente in tempo di pandemia, stop alla TOSAP per gli ambulanti fino al 31 dicembre, arriva la proposta della Confesercenti del Centro Abruzzo. Sentiamo i particolari. Estendere l'esonero della tassa o del canone di occupazione del suolo pubblico da parte degli ambulanti almeno fino al 31 dicembre 2020, così come già previsto dal decreto agosto per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande. Sarebbe un passo avanti per dare fiato agli operatori del commercio su aree pubbliche nell'anno del Covid-19, anche se la Confesercenti del Centro Abruzzo confida in un'estensione almeno per il triennio 2021-2022. E ne è convinta la Confesercenti del Centro Abruzzo, che lancia la proposta all'amministrazione comunale di Sulmona all'indomani dell'ultimo decreto varato dal governo Conte. L'associazione di categoria ricorda che per favorire la ripresa del settore turistico il decreto rilancio prevedeva già l'esonero della TOSAP e la COSAP, esonero operativo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, che interessava gli esercizi di ristorazione, ovvero la somministrazione di pasti e bevande. Ma la Confesercenti insiste sul fatto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica coronavirus, l'esonero va esteso anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Ma la Confesercenti insiste sul fatto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica coronavirus, l'esonero va esteso anche ai titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Va precisato che le norme introdotte il decreto rilancio prevedono il ristoro ai comuni delle minori entrate attraverso l'istituzione di un apposito fondo dello Stato di previsione dal Ministero dell'Interno. Pertanto i comuni dovrebbero essere spronati da questa opportunità, assumere deliberazioni conseguenziali, soprattutto per reale sostegno economico per chi esercita un'attività sotto qualsiasi condizione meteorologica. La Confesercenti del Centro Abruzzo chiede quindi fortemente un'estensione dell'esonero per gli ambulanti, quantomeno sino al 31 dicembre, alla luce del protrarsi dell'emergenza coronavirus che scoraggia la mobilità interna dei cittadini. Proprio nei giorni scorsi abbiamo tenuto una raccolta di opinioni sulla vita d'ambulante in tempo di pandemia. Tanto ci deve proteggere. Io spero che le cose vadano al loro posto e delle regioni italiane come Napoli, come la Lombardia, è stato ben preso questo fermo. Spero che non succeda a Sulmona, abbiamo bisogno di lavorare. Secondo me si vuole anche salvaguardare un po' il mercato, perché noi abbiamo l'unico introito è soltanto il mercato, non abbiamo altre. Certo. A casa non viene nessuno a comprare niente, anche se potrebbero, però le persone vengono al mercato. Molto meno di quest'estate, ma d'altronde oltre al Covid è anche il periodo che
più povero. C'è tanto timore in giro, le persone hanno paura, si vedono meno persone in giro. Fa campagna elettorale con il volontariato, il PD non ci sta e attacca l'assessore comunale Salvatore Zavarella all'indomani di un'altra giornata all'insegna del volontariato, il nostro servizio. Utilizzare il termine volontario per coprire la propria inadeguatezza e farsi contemporaneamente la campagna elettorale è un'offesa a quei tanti volontari veri che disinteressatamente, in forma anonima, mettono il proprio tempo a servizio di una causa o del prossimo senza secondi fini. L'affondo per l'assessore comunale Salvatore Zavarella arriva dal PD di Sulmona all'indomani dell'ennesimo sabato dedicato alla pulizia dei quartieri della città ad opera dell'esercito dei volontari. Non un attacco alle singole persone, ma volontariato usato come propaganda, per riprendere le parole di Edem. L'assessore Zavarella, che ha deleghe importanti, quali lavori pubblici, manutenzione verde, protezione civile, ricostruzione, servizi cimiteriali, Casa Italia, sport, rete gas, trasporti, non perde tempo a notiziarci di quanta erbaccia abbia strappato con le sue mani dalle mura cittadine a documentare questa sua nobile arte disinvestante con tanto di foto e video postate sui social. La domanda sorge spontanea, scrive il PD, ma non è forse suo dovere provvedere a far ripulire la città, anziché strumentalizzare un gesto nobile e solitamente anonimo come il volontariato? Eh sì, perché l'assessore non lo fa da volontario, ma viene retribuito mensilmente con soldi pubblici. Ma il PD fa anche un altro passaggio. Se poi qualche ditta che si presta al volontariato e ditta che riceve dalla SACA, società di cui lo Zavarella è dipendente, tanti lavori con affido diretto, si legge ancora nella nota, il quadro è ancora più imbarazzante. E poi ci chiediamo, dove vengono smaltiti i rifiuti prodotti dai volontari? Al COGESA? E il COGESA a chi affida lo smaltimento? I DEM presentano infine il conto delle incompiute e dei risultati non ancora raggiunti, liceo classico, Casa Italia, battaglia contro la SNAM, cantieri per la ricostruzione, Palazzo Pretorio, Palazzo Mazzara, le scuole in genere. Il volontariato si fa in silenzio, ricordano dal PD, anche se qualcuno deve buffarlo. Ovviamente la replica dell'assessore non si è fatta attendere, ma noi torniamo fra poco con le nostre notizie. Scegli la tua mini auto Aixam da Valdomoto. Risolvi i problemi di mobilità nel traffico e dei consumi. Puoi anche parcheggiare su due posti moto evitando quelli a pagamento. Abbatti il listino pagandola la metà. Anticipa solo il 10%. 36 rate da 169 euro al mese e poi sei libero di restituirla o proseguire con altre 36 rate da 100 euro. Inoltre, per tutto il periodo, la manutenzione ordinaria è gratuita. Cosa aspetti? Corri da Valdomoto. L'offerta è limitata. Valdomoto e Aixam, azienda leader di mercato, ti aspettano nello showroom di Sulmona. Se sei alla ricerca di una soluzione compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, la nostra nuova Vitodense 200 è quello che fa per te. Di dimensioni compatte, è perfetta per gli appartamenti e le case di oggi. Vitodense è un sistema di riscaldamento costruito per durare. Il nostro scambiatore di calore è realizzato in acciaio inossidabile resistente a qualsiasi liquido e ha un'efficienza fino al 98% dell'energia prodotta. È autopulente e garantisce massima efficienza. Infine, ti permette di risparmiare. Richiedi un preventivo al partner per l'efficienza energetica Viessmann, Termoedil SNC, Fratelli Malvestuto di Sulmona. Prova il comfort e la tecnologia Viessmann. Se cerchi un'azienda competente per sanificazione e disinfezione, allora cerchi l'impresa di pulizie Total Service. Sanifichiamo industrie, abitazioni, negozi e uffici con un metodo efficace, sicuro e veloce. I nostri esperti risanano ambienti e superfici con un procedimento di atomizzazione elettrostatica usando prodotti sanificanti conformi alla normativa vigente. Lavoriamo con strumentazioni di ultima generazione, arrivando in ogni piccolo angolo, garantendo un lavoro certificato e sicuro al 100%. La sanificazione può essere effettuata senza spostare nulla. Vivi in sicurezza. Impresa di pulizie Total Service. Via del Portone 14, Raiano. Telefono 347 30 19 486.
Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBM, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBM è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBM, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Prato La Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza. PM Technology, leader nel settore della fumisteria, presenta il nuovo showroom. Vasta scelta di camini, stufe a legna e pellet. Rivenditore autorizzato dei migliori marchi. Trovarci e approfitta del conto termico. Acquista in piccole comode rate a tasso zero e alle pratiche pensiamo noi. Da PM trovi anche pellet di alta qualità. PM Technology, siamo gli esperti del fuoco. Località Santa Brigida, Sulmona. Se hai problemi con l'auto, il fuoristrada o il tuo veicolo commerciale, affidati a un'officina seria e competente. Auto-Officina Meccatronica Pit Stop. Professionisti al tuo servizio. Pit Stop è meccanico, elettrauto, pre-revisioni, diagnosi computerizzata, tagliandi su auto in garanzia, riparazione centraline auto, servizio aria condizionata, installazione ganci traino e tanto altro. Passa a trovarci per un preventivo personalizzato. Sapremo accontentare ogni tua esigenza. Siamo a Sulmona, strada statale 17, a 100 metri stabilimento Magneti Marelli. Telefono 0864 77 30 31. Ovidio Infissi, da oltre 30 anni, crea e sviluppa soluzioni su misura per la tua casa. Approfitta degli incentivi, eco bonus 50% e super bonus 110% per sostituire gli infissi della tua abitazione. Leader nella vendita e installazione di porte, finestre e blindati dei migliori marchi italiani come Garofoli, Fioretti e Schulz. Ovidio Infissi, Viale Stazione Centrale 45, Sulmona. Telefono 0864 31 303. ovidioinfissi.it. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Castagna Italia a 3,99€ al chilo. Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi a 11,25€ al chilo. Pasta di semola alla molisana, grammi 500, 68 centesimi. Latte parzialmente scremato Granarolo, 1 litro, 69 centesimi. Biscotti Orosaiva classici, grammi 250, 89 centesimi. Salsiccia di suino, produzione propria, 5,99€ al chilo. Fettine sceltissime di bovino, 9,99€ al chilo. Punto vendita di Raiano, orario continuato e domenica aperto ore 9:13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Prato La Peligna, via Valle Madonna 51. Seconda parte di Onda di Giri, partiamo proprio da dove avevamo lasciato, dalla polemica sul volontariato, perché l'assessore comunale Salvatore Zavarella si dice orgoglioso di essere un assessore giardiniere, il nostro servizio. Il volontariato non è una cosa privata, ma è un'azione nobile aperta a tutti. Se questi ex amministratori e presunti politici, anziché occupare il loro tempo a criticare, volessero partecipare a questa grande azione di rinascita della città, li aspettiamo a braccia aperte. E l'assessore comunale Salvatore Zavarella a replicare al locale circolo PD dopo l'attacco sul volontariato usato come campagna elettorale. Zavarella va avanti per la sua strada, si dice orgoglioso di fare l'assessore giardiniere. È nato in questi mesi un movimento spontaneo di persone che si sono liberamente e gratuitamente messe a disposizione, interessandosi del bene comune e dei problemi della nostra città. Un movimento di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi e che rappresenta certamente un esempio da seguire, interviene Zavarella, che ritiene a dir poco vergognoso poi l'attacco che il circolo del PD rivolge nei confronti di alcuni imprenditori locali che mettono a disposizione gratuitamente tempo, mezzi, lavoro per il bene di questa città,
che proprio a causa dell'operato di questi ex amministratori era stata abbandonata alla più totale incuria. Sabato scorso l'ultimo intervento ha riguardato l'ex cartiere e mattatoio di via Rabbona, la fontana di Roncisvalle, la circonvallazione. Stiamo cercando di intervenire su tutti i punti di Sulmona strategici, storici, che rappresentano un qualcosa per la storia. E pertanto anche questo angolo di Sulmona andrebbe riportato ad uno splendore che merita. Per l'area pedonale sono ore decisive, indietro non si torna, ha detto il sindaco Anna Maria Cassini alla vigilia della scadenza dell'ordinanza, il nostro servizio. Oggi in discussione non c'è il se, semmai il come proseguire, ma non si torna indietro, rompe gli indugi il sindaco di Sulmona Anna Maria Cassini, che interviene sul dibattito dell'area pedonale lungo corso video alla vigilia della scadenza dell'ordinanza sindacale. La città resta divisa sull'argomento, ma il sindaco non arretra seppur non si sbottona. Nessun ritorno alla ZTL o ai vecchi progetti. Per la Cassini bisogna proseguire il percorso intrapreso con modalità da concertare. Questa maggioranza ha dimostrato fin da ora grande coraggio e unità su questo tema e sono sicura che non si farà fuorviare da incaute bordate esterne che, seppur prevedibili, certo non aiutano a comporre una sana discussione tra coloro che governano ora la città e hanno la responsabilità di decidere su aspetti di prospettiva all'interno di un contesto di emergenza che sicuramente va tenuto in debita considerazione, afferma la Cassini, che indirettamente chiama in causa i suoi sostenitori per chiedere unione e sinergia anche in questa fase post sperimentazione estiva. E questo è un progetto estremamente qualificante e lungimirante di cui l'amministrazione che rappresento deve andare orgogliosa, perché dopo tanti anni è stata capace di dare una direzione con una visione per il futuro di Sulmona, città a vocazione turistica per lo sviluppo sostenibile, sostiene il sindaco. Scelte che la gran parte della cittadinanza ha molto apprezzato, soprattutto quest'estate in cui Corso Video si è trasformato in un vero e proprio salotto con caffè, gelaterie e ristoranti all'aperto, che hanno voluto riprendere vigorosamente le loro attività e che hanno accolto turisti e cittadini in contesto urbano senza macchine, riappropriandosi così degli spazi del nostro centro. Cassini sa bene che riqualificare non significa solo gestire la viabilità. Per questo tiene a sottolineare che nel bilancio 2020, approvato a metà agosto, sono state inserite risorse per accompagnare questo processo: cultura, arredo urbano, agevolazioni per parcheggio coperto, piano sistemazione dei San Pietrini di Corso Video, illuminazione pubblica, nuovi stalli per bici e bike sharing e poi la mobilità, insomma alcune delle azioni che sono in corso di realizzazione. Ora l'amministrazione Cassini è richiesta la vera scelta, forse la più incisiva degli ultimi tempi, non se proseguire, ma come proseguire, per riprendere le parole del sindaco, perché la qualità fa la differenza e sul metodo questa amministrazione, il caso di dirlo, non ha sempre brillato negli ultimi 4 anni, per questo la partita del centro storico non è da sottovalutare. Spostiamo a Prato, la 10.000 euro per il teatro, nulla per le famiglie e le scuole, e l'affondo arriva dal gruppo di Pratola Insieme, gruppo di opposizione, il nostro servizio. 10.000 euro stanziati dal Comune per il Teatro di Pratola e le altre necessità dei pratolani, degli studenti, delle famiglie? La domanda provocazione agli amministratori comunali della cittadina viene dal gruppo Pratola Insieme. L'amministrazione comunale, con deliberazione di giunta dell'8 ottobre scorso, riattiva la convenzione con l'associazione Informart, che gestisce da circa 3 anni, con convenzione dal gennaio 2018, il Teatro Comunale, ricorda Pratola Insieme. Con la delibera recente la Giunta Comunale concede un ulteriore contributo annuale di 10.000 euro che non dovrà essere restituito, come si specifica nel testo, neanche in caso di revoca della concessione. Si specifica che una prima tranche da 5.000 euro dovrà essere versata entro il mese di ottobre, la restante parte entro giugno 2021, spiega il gruppo di minoranza. Pratola Insieme, accanto ai lavoratori di categoria che subiscono forse più di altre la forte crisi derivante dagli esiti della pandemia, ma pone diversi quesiti alla Giunta Comunale. Il mese di ottobre ha visto riesplodere il numero dei contagi da coronavirus, di nuovo su tutta la comunità locale e nazionale. Considerando che nel biennio precedente l'associazione teatrale ha già beneficiato di cospicui finanziamenti da parte del comune di Pratola, era proprio necessario stanziare ben 10.000 euro per una stagione teatrale che potrebbe essere sospesa da un momento all'altro da decreti governativi? Poteva essere fatta una valutazione dei fondi da stanziare più oculata? Trovare dei fondi per noleggiare un secondo scuolabus, ad esempio, è stato impossibile? O stanziare 10.000 euro per un'iniziale sistemazione dei locali mensa nelle strutture scolastiche, garantendo misure anti-Covid più stringenti, era impensabile? Gli interventi da predisporre con 10.000 euro sarebbero stati molti altri, in realtà, conclude Pratola Insieme.
Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Amici, mo so cavoli vostri. Sdrammatizza e annuncia la guarigione da Covid-19 su Facebook un sulmonese di mezza età che era risultato positivo al tampone dopo essere rientrato dalle vacanze che ha trascorso a Praga. Un'esperienza che lo ha segnato e gli ha fatto toccare con mano l'efficienza del sistema sanitario territoriale ospedaliero, come racconta il diretto interessato, che era stato posto in isolamento domiciliare lo scorso 26 settembre fino all'altro giorno, quando è arrivata la notizia della negatività al secondo tampone di fila. Un altro paziente libero dal Covid e dalla sorveglianza che usa i social per gridare al mondo quanto è bello tornare alla normalità, con tutte le cautele del caso. Ho vissuto la brutta esperienza dell'incontro con il virus e l'esperienza dei rimedi che il nostro sistema sanitario ha adottato, racconta il sulmonese guarito. Non aggiungo altro sul virus, solo che dall'ultimo tampone di lunedì, negativo per fortuna, fisicamente ad oggi non sto ancora nelle condizioni antivirus. E già basterebbe questo per capire cosa è questo demone. Ha quasi un mese dei primi sintomi. Voglio ringraziare sui social e quindi pubblicamente gli uomini e le donne del 118, della Croce Rossa, medici, infermieri, dell'ospedale di Sulmona Unità Covid, personale ASL, addetti del COGESA. Se non l'avessi vissuto in prima persona, non avrei immaginato il livello di efficienza e organizzazione del sistema sanitario e di assistenza, quantomeno nel nostro territorio. Grazie di cuore. Una testimonianza diretta fuori dal coro delle famiglie sequestrate per l'ultimo tampone e dei lunghi tempi di attesa, segno che il sistema di tracciamento e gestione dei Covid ha funzionato bene nonostante le già note criticità e la famigerata carenza di organico giunta ai massimi storici. Ci siamo perché domani è il giorno di Chiedetelo al Sindaco, la nuova trasmissione di Onda TV in versione itinerante. I sindaci del Centro Abruzzo si alterneranno nei nostri studi per rispondere alle domande dei cittadini. Ovviamente comincerà il Sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Alza pure la cornetta, il tuo sindaco su 18 ti aspetta. Se vuoi rivolgere una domanda o chiedere qualsiasi cosa al primo cittadino del tuo comune, puoi telefonare allo 0864 54215, mandare una mail a ondatvsulmona@yahoo.it o commentare la diretta live sulla nostra pagina Facebook. Chiedetelo al sindaco Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre, ogni martedì alle 21. Primo appuntamento martedì 20 ottobre con il sindaco della città di Sulmona, Anna Maria Casini. Intanto vi invito a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per seguire su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione. Onda Digi torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti una buona serata.